Il nostro sistema di protezione sociale è tra i più avanzati tra tutti i paesi. Se dovessimo fare quante persone in percentuale sono protette, direi che chi abita in Italia è particolarmente, come dire, favorito. Detto questo, è ovvio che andiamo verso un invecchiamento della popolazione e quindi quel welfare che noi abbiamo conosciuto in questi tempi sarà sempre meno praticabile. Quindi dovremo andare su quello che chiamiamo welfare mix. Allora, le cose sono: uno, cercare di utilizzare la formula del welfare aziendale per dare ai dipendenti e in parte anche agli autonomi delle forme di protezione sociale. L'effetto duplice è: da un lato riduco il cuneo fiscale e contributivo, perché sono quasi 4.000 euro, e dall'altro posso dare dei servizi che non c'erano. L'ultima considerazione è che siamo un paese ancora molto centrato sul lavoro dipendente e poco sul lavoro autonomo, quindi il Job Act del lavoro autonomo va perfezionato. Un esempio su tutti: un dipendente può scaricare 3.600 euro sulla sanità, un autonomo no.